Sono state consegnate le targhe di riconoscimento alle scuole toscane che hanno aderito al progetto della regione toscana senza zaino, 130 scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, per 11.800 studenti coinvolti nel progetto nato per diffondere un modello didattico basato su innovazione, formazione dei docenti e scuola di comunità che dal 2002 di strada ne ha fatta molta. Per noi senza, Scuole senza Zaino è un modello di innovazione didattica e quindi ci, ci puntiamo molto, è addirittura una delle, delle dieci azioni di, del, del Presidente della Giunta di inizio legislatura, quindi noi in, in tutti i modi cerchiamo di eh, favorire l'innovazione e quindi il numero di scuole e di plessi che eh, aderiscono a questo, a questo modello. Il progetto Senza Zaino, il cui logo è frutto di un concorso tra le scuole, è partito dall'Istituto Comprensivo di Fauglia e si è progressivamente esteso a tutta la regione e ha assunto il valore di rete con una delibera regionale del 2012. Parole d'ordine, ospitalità, responsabilità e comunità. Via le cattedre e lavori di gruppo per gli alunni, meno peso sulle spalle, ma non certo meno studio. Senza Zaino per noi è una metafora, quindi è lasciare a casa quello che sta sulle spalle, il pesante che sta sulle spalle dei bambini, perché quello non fa cultura. E... Lasciare i materiali a scuola, che siano materiali tattili che i bambini costruiscono, che gli insegnanti costruiscono insieme a scuola, ma anche ovviamente materiali digitali. Le adesioni da Pisa a Empoli, dalla costa a Prato alla Lucchesia non si fermano e, mentre altre dieci scuole hanno chiesto di essere coinvolte, da settembre 2018 inizieranno i corsi di formazione per i docenti di altri istituti di Bagno a Ripoli, Tavernelle e Montevarchi.